Abbiati in campo Albertini no, Bressane e Zambrotto, i due esterni del Bari assenti, vengono rimpiazzati nel ruolo da De Ascentis, futuro milanista, e Madsen. E dal quinto, su iniziativa di De Ascentis, palla dentro, Costacurta rischia lo stiramento, ma Osmanowski è lesto, pallonetto e Bari in vantaggio. Terzo gol per il giovane attaccante svedese. Azione, pallonetto, colpo sotto che rivediamo. Attacca il Milan. Corsa di Guli. Il cross in Diveri, qualche incertezza, recupera su Biroff. Wea, Boban e una zolla tradisce il capitano della nazionale croata che stava cercando il cross. Gioca molto bene il Bari. Marcolini dalla parte opposta per Osmanowski, al volo ma sul fondo. Poi gioco sulle fasce, di spalle Biroff, la deviazione, parte alta della traversa. Bella azione, Marcolini, Madsen, Marcolini, Anderson, l'altro svedese cerca il palo sulla destra di Abbiati, palla che fila sul fondo di pochissimo, forse una leggera deviazione. Siamo al 40esimo, Helweg, uno dei rari cross da quella parte, UEA che stacca molto bene, anticipa tutti, ma va sul fondo, il Milan però agguanta il Bari al 41esimo, ancora UEA. Guli, palla sul destro, dentro a cercare Boban, in qualche modo respinge Indiveri e Biroff anticipa anche George Wea ed è il gol dell'1-1, undicesima rete per il cannoniere tedesco. Con il montaggio di Alfonso Lodato, eccoci nella ripresa, Giorgetti per De Rosa e Necruz va a fare il libero. Secondo minuto, Sala, Biroff, Leonardo. Un'occhiata a destra per Helweg, palla al centro, numero di Boban che col petto da Biroff, diagonale ma sul fondo. Poi fuori Madsen, dentro Knudsen, cambio fra danesi. Attacca ancora il Milan, Wea, pallonetto ma respinge il faccione di Indiveri, come vediamo da questo replay. Ancora Boban, Wea cerca la soluzione da fuori area. Poi giunti per Leonardo, decisamente sottotono oggi il brasiliano e Zaccheroni soffre. E poi entra Ziga, a suo modo sarà decisivo. Prima cerca il diagonale ad incrocio su questa azione e poi soffre di deconcentrazione perché Giorgetti ne approfitta, il pressing è valido, Osmanowski e palla del 2-1, siamo al 34esimo, Bari in vantaggio, rivediamo il pressing di Giorgetti, sinistro, un secondo controllo e Abbiati è battuto ed è doppietta per lo svedese, poi Boban va fuori, era tra i migliori, dentro Ganz. Ma attenzione, 46esimo, Maldini e Innocenti nel tentativo di stoppare Biroff commette nettamente fallo da rigore. E Pellegrino non ha esitazioni, vaganza dal dischetto, 2-2, freddissimo l'ex giocatore dell'Inter. Quinto minuto di recupero, Wea per Biroff, Ganz segna ma in netta posizione di fuorigioco. Insomma, Fascetti ha detto di aver visto il Bari del girone d'andata, un punto in trasferta dopo 2 mesi e mezzo. Per 2 volte in vantaggio si è fatto riprendere.